Cari amici di Motorbox, buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Radio Box. Quinta puntata, successo incredibile, già le nostre cinque puntate sono più dei punti che ha fatto Orge Lorenzo in questa stagione. Ci è venuto a trovare un ospite, Davide Pumanelli, che presentiamo subito. Ciao Davide. Ciao, benvenuti, buonasera. Noi invece ci dobbiamo accontentare. Salvo, ciao. Ciao a tutti. E qua che sta guardando dei video su non su tutti quanti, lascia che rimangano tra di noi. Il nostro uomo social. Intervenire in trasmissione. Ciao Alberto, buonasera a tutti. Vi ricordo tutti i profili e i contatti di Motorbox sui social. Ovviamente partiamo dal sito motorbox.com, dove trovate l'articolo dedicato a Radiobox, dove potete commentare la puntata. Poi le pagine sui social: abbiamo la pagina Motorbox su Facebook, dove trovate anche la pagina dei Top Flop. E poi il profilo Motorbox su Twitter, su Instagram, dove stasera non c'è il consueto sondaggio. Quindi non andate a votare come le altre volte. No, ma anzi andate. Andate a vedere le storie e i post, ma non c'è nulla da votare. Non vorrei che rimanessero delusi da questo. E poi ovviamente YouTube per la diretta e i commenti che leggeremo nei minuti successivi. Perfetto, sia l'unica trasmissione che parla di quello che non ha e non di quello che ha. Perché siamo modesti. No? Esatto. Umili e modesti. Oggi non parleremo della Parigi-Dakar. Così, bene, almeno il pubblico lo sa. E invece parleremo di Formula 1. Quindi chiedo subito alla regia di lanciare la sigla. Alberto, sigla. Allora, benissimo, avendo qua un vero pilota, vorremmo coinvolgere David e chiedergli il suo parere per quello che riguarda alcuni episodi che in qualche misura hanno condizionato questa stagione di Formula 1. Quindi vorrei subito fare introdurre a Salvo questo speciale giochino che abbiamo pensato per te. Sì, Davide, allora, abbiamo un po' analogamente a quanto ho fatto l'altra volta con il nostro primo ospite che era Paolo Filisetti. Chiaramente tu non sei un ingegnere come era Paolo, sei un super pilota e quindi chi meglio di te può giudicare gli episodi di gara. Il contatto con Ocon e Kiat, giusto? Esatto, bravo. Ocon, addirittura parliamo dell'anno scorso. Gli episodi di gara più importanti di questa stagione. Parto io, vado direttamente. Esatto, tu in pratica ci devi dire da che parte stai, o meglio, se fossi stato un pilota. Ok. Benissimo, è tornata la sigla. Ah, tu da pilota in quelle condizioni da che parte saresti stato? Quindi... Ma da team manager o da pilota? No, da pilota. Da pilota. Sei anche team manager. No, nel senso, se devo giudicare chi darà la colpa da team manager. Okay. Da pilota, secondo te, chi aveva ragione? Okay. Prego, Salvo. Allora, il primo episodio, quello di cui non ha parlato mai nessuno, è un episodio esclusivo che abbiamo soltanto noi, ed è l'incidente, prego la regia, tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc in Brasile. Queste sono immagini esclusive che abbiamo noi di Radio Box, una foto rubata. Mi pare l'abbia fatta la nonna di Barrichello. L'ha fatta la nonna di Barrichello, esatto. E allora, Vettel e Leclerc, chi dei due ha ragione? Allora, analizzando l'incidente da fuori mi viene da dare ragione a Leclerc, nel senso che se c'è da imputare un colpevole, secondo me è Vettel, perché è l'unico che cambia vistosamente traiettoria. La situazione poi è al limite, perché è la classica situazione che in pochi ho sentito dire, di quando due piloti si stringono e nessuno di due vuole mollare, e neanche Leclerc a quel punto molla. Leclerc non è che ha il diritto di stare lì dove è per sempre, se comunque si crea una situazione poteva anche lui leggermente allargare, però sicuramente il primo che si sposta è sicuramente Vettel. Quindi... Tu al posto di Leclerc ti saresti allargato o saresti rimasto? Ma per non arrivare al contatto a un certo punto magari sì. Però quindi avresti capito, uno comunque in quelle situazioni c'è sempre un po' quel gioco psicologico tra piloti di mollo dopo di te, una situazione di questo tipo, quindi uno inizia a stringere, l'altro rimane lì, però se nessuno dei due a un certo punto fa un passo indietro succede quello che è successo. Poi c'è stato anche il fatto che la macchina si è disintegrata appena si sono sfiorati, quindi
è stato anche più scenico di quello che... Perché di situazioni così in gara se ne verificano tante, specialmente anche nei sorpassi, magari rettilineo, anche a DRS aperto. Comunque si cerca sempre di stringere il più possibile l'avversario. Quindi un punto per Leclerc. Un punto per Leclerc. Un punto per Leclerc. Esatto. Secondo episodio, regia, ci siamo, Sochi. I due sono partiti, Vettel ha preso la scia di Leclerc che partiva in pole. A quanto pare questo tipo di partenza era stato studiato nelle ore precedenti la gara. Poi Vettel non ha più voluto restituire la posizione. Tu, da pilota, cosa avresti fatto? Fossi stato Leclerc non avrei dato la scia, cioè non avrei acconsentito a questa strategia folle che non esiste. Uno, perché anche a, diciamo, alla partenza classica sarebbe verificata la stessa cosa, perché comunque con un rettilineo così lungo Vettel sarebbe passato al 99% avanti a Leclerc in ogni caso. E soprattutto da pilota, prima ancora di una partenza, non vado a decidere, perché le partenze poi sono imprevedibili, non può dire succederà quello, succederà quell'altro. E quindi se ti avessero detto David fai così con il tuo compagno di squadra, dagli la scia, avrei detto di sì, perché devi dirlo, però poi comunque la partenza è talmente tanto tra virgolette caotica che puoi comunque comportarti diversamente, giustificarlo. Ah, quindi avresti detto di sì e poi avresti fatto l'esatto opposto. Esatto. È come fanno tutti. No, ma secondo me qua... Quindi in realtà do ragione in quel caso a Vettel, che secondo me ha fatto bene a non ridare la posizione. 1-1 allora. No, qua secondo me è interessante quello che dici, ma dal punto di vista di Vettel, sapendo che probabilmente con un rettilineo così lungo tu saresti in tutti i casi riuscito a passare... Che senso aveva per Vettel a consentire a quel tipo di strategia? Perché se giri primo, poi gli devi restituire la posizione secondo gli accordi che sono stati presi. Se non riesci a passarlo, sei comunque secondo, quindi tanto vale nella posizione di Vettel dire free to race e chi è davanti alla prima curva. Anche se io credo che fosse stata studiata in quel modo lì. Per favorire Leclerc. No, ma in ogni caso per evitare che Hamilton da dietro... Sorpassa sempre. Sì, in realtà più dire... che la scia a Vettel era stata studiata per non darla ad Hamilton. Per non dare spazio ad Hamilton. Sì, per non dare la scia a Hamilton. Che peraltro partiva anche con delle gomme diverse, quindi avrebbe avuto più differenze. Comunque, ennesimo pastrocchio, 1-1. 1-1, palla al centro. E c'è adesso l'episodio che può decidere la partita tra Vettel e Leclerc, quindi stai attento. Esatto. Qua torniamo a Monza, prego regia. Queste qui sono immagini dalla qualifica del Gran Premio d'Italia a Monza. Cosa è successo? Leclerc ha Vettel aveva offerto la scia a Leclerc nel primo tentativo in Q3, nel secondo tentativo invece le due Ferrari si sono scambiate le posizioni e Leclerc ha fatto un po' l'ognorri, diciamo così, e ha fatto in modo, insomma, che Vettel non riuscisse a passare avanti, a completare il giro, e quindi insomma ha preso la pole position. Per farla breve, mi sono incartato, ma ci siamo capiti tanto il discorso, lo sappiamo già, lo sanno tutti di cosa stanno parlando, quindi va bene così. Ah, perché vedo che mi guardi così un po' spaesato, no, sì, lo so io, che mi sono incartato. Quando è che si arriva al dunque? Quindi comunque la base è che Leclerc ha fatto un po' il furbetto, non ha offerto la scia a Vettel e si è portato a casa la pole position. Chi ha colpa tra i due? Allora, qua vado controcorrente, perché qua si è visto un po' questo lato di Leclerc, un po' da furbacchione, diciamo. E però la colpa di tutto alla fine è di Vettel, perché a quel punto, sapendo che l'altro non sta obbedendo agli ordini di scuderia, invece di rimanere lì come un fesso a prendere la bandiera a scacchi, doveva partire. Una volta che, non mi ricordo se Stroll forse lo passa, c'era Sainz o Sainz, no, Sainz. Una volta che Sainz sorpassa Vettel e Sainz era disperato per fare un tentativo e quindi non avrebbe più rallentato, a quel punto parti, prendi la scia di Sainz, che comunque vale tanto quanto una scia di Leclerc, e a quel punto, anzi, doppia beffa, avrebbe fatto capire a tutti che Leclerc aveva disobbedito, ma magari riusciva a fare la pole, perché tra l'altro è stato vicinissimo alla pole senza scia a Vettel, quindi secondo me se partiva con Sainz a quei 2 secondi di distanza, essendo anche la McLaren, sarebbe andato a prenderli nel terzo settore, se lo mangiava, e secondo me si è un po' addormentato di Vettel. Quindi me. 2 punti per Leclerc, ha fatto bene Leclerc, diciamo. Ha fatto visto bene... che... Beh, in questo caso ha fatto male ha Vettel, fatto male, più che aver fatto bene Leclerc. Esatto. Quindi dammo un punto a Leclerc. Punto a Leclerc. Ok, qua andiamo in Austria, un episodio che coinvolge una Ferrari, ma non...
entrambe le Ferrari, soltanto una, quella di Charles Leclerc, che è stato superato in maniera anche abbastanza rude da Max Verstappen a pochi giri dalla fine. Quindi qual è il tuo punto di vista su questo episodio? Ma questo episodio in realtà è abbastanza chiaro, nel senso Verstappen l'ha colto di sorpresa con un bel sorpasso al limite. Ovviamente in quella curva lì si è visto anche negli anni passati con Hamilton e Rosberg, una volta che fai una staccata molto al limite è normale allargare la traiettoria, e di conseguenza si sono allargati entrambi, però meriti colpe qua direi che non ci sono, è stato semplicemente Verstappen bravo giusto a sorprendere, giusto lasciare, esatto, sì, sì. Okay. Secondo me è giustissimo lasciar correre. Ultimo episodio, posso andare? Prego, sì. Prego, è tanto quello, già andato, quindi. Era quello più controverso, quello che ci ha fatto discutere per un anno praticamente. Qua è Sebastian che sposta il cartello del primo con quello del secondo nei confronti della vettura di Lewis Hamilton. Parliamo del Gran Premio del Canada, vinto da Hamilton, ma il primo a passare a tagliare il traguardo è stato effettivamente Vettel. Cosa succede? Taglia la curva. Vettel arriva lungo, taglia la curva e viene poi sanzionato con polemiche enormi. Tu cosa, come la pensi? Questo è un caso forse il più complesso, addirittura più dell'ultimo contatto Vettel-Leclerc. Allora, io sono della fazione no penalità, ma anche perché poi la Formula 1 e tutto il gruppo Liberty Media poi nel corso della stagione si è spostata verso questa, anche dopo questo episodio, siamo passati da che starnutivi drive thru a botte dormi, non succede niente, anzi adesso danno 5 secondi, c'è cioè uno che si caccia nella pancia dell'altro, 5 secondi, danno 5 secondi a tutto, che è una penalità, se vogliamo era sproporzionato prima il drive thru, adesso è un po' per certe sanzioni un po' troppo strette 5 secondi. Secondo me in quella situazione è stato furbissimo Hamilton a far passare Vettel come quello che non ha lasciato spazio, perché comunque è una pista talmente stretta che anche se Vettel avesse lasciato quel mezzo metro in più era praticamente fisicamente impossibile infilarsi lì dentro senza il rischio di cacciarsi tutte e due nel muro. E quindi di conseguenza era una manovra che già di per sé era impossibile, e Hamilton poi ovviamente bravo a lamentarsi via radio l'ha fatta passare come una scorrettezza che in realtà non c'è, perché quando comunque esci di pista, tagli, le gomme si sporcano di erba, hai anche poca aderenza e sei in balia di te stesso, cioè non è... Vettel ovviamente, sapendo anche che lui ha tagliato, non è che ha inchiodato e l'ha fatto passare, perché non si fa, nessun pilota lo sa, lo farebbe. Quindi secondo me Vettel ha avuto ragione a fare quello che ha fatto e secondo me è stato sbagliato penalizzarlo. Perfetto, chiarissimo. Luca, immagino che oltre a questo giochetto, oltre alle nostre domande, ci siano anche delle domande da parte del nostro attentissimo pubblico. Sì, ma in realtà sì, le domande più o meno, perché giustamente hanno visto che c'è un pilota tra di noi, quindi non hanno dubbi a riguardo sugli episodi trattati, però c'è qualche... Fate male. Qualche commento in diretta che vi riporto comunque, perché secondo me merita. Innanzitutto il nostro caro amico Alessandro Perelli, che salutiamo, perché ci fa una domanda per vedere se siamo attenti, e ci chiede secondo noi chi vincerà il mondiale. Potrei rispondere io a questo e dire Lewis Hamilton, se mi date il permesso. Mi sembra un po' prematuro, perché Bottas qualche chance ancora c'è. Da Abu Dhabi c'era. Okay. Poi tra i nostri fedelissimi salutiamo Pierpaolo, Robby 27 e Andrea Sim Racing. E Robby 27 ha un paio di domande molto interessanti. Soprattutto questa è una domanda per Salvo. Abbiamo l'ospite. Sì, ma sai che tu sei comunque l'idolo delle folle. No, siamo sempre alla tua ombra, Salvo. Certo. Ovviamente Roby ci chiede cos'è questa storia delle sardine che le ritrovo ovunque. Sei tu il presidente o è un tuo fan club? Io sottolineo che poi Roby chiude con io in ogni caso sto con Manacorda, quindi. Ecco, quindi poi vedi che alla fine... No, potrei anche candidarmi forse, potrebbe essere il nome nuovo. Potresti essere chi era l'Hamilton della vignetta dell'altra volta, che non sapevamo chi sarebbe stato. In quella politica. Ah, esatto. Poteva essere e chiudo ancora con una segnalazione da parte di Robby 27 che ci fa sapere che Simone Valtieri, anche se oggi è in regia, è sfocato. Sì, ma anche io da qua lo vedo dall'altra parte della telecamera è un po' sfocato, sì. Mentre la regista lo vedo perfettamente, Alberto, splendido, esatto. Luce propria, ma scusa regista, già che ti abbiamo nominato, metti la didascalia regia, Alberto, se non no ce l'ha, si non vergogna, non è pronto. Va bene, allora direi che possiamo passare a un argomento. Ma chi ha vinto quindi?
che ha vinto, direi, due Leclerc, due Vettel, due Leclerc, due Vettel e uno Verstappen. No, perché Vettel qua era, non era contro Leclerc, era da solo. Vabbè, è una vittoria di Pirro questa, giustamente, come si diceva. Comunque, no, sulle cinque domande, poi possiamo fare il test a te. Ci divertiremo a fare dei grafici in settimana. Sì, allora, sicuramente. Io vorrei anche un plastico come la Vespa, mettiamo qua. Con le macchinine, va bene. Allora, andiamo sulla strettissima attualità. Il campionato del mondo non è ancora finito, si correrà ad Abu Dhabi questo fine settimana. È una gara che non ha moltissimo da dire quest'anno, perché come ci ha ricordato il nostro ascoltatore, il campionato è già stato assegnato da alcune settimane, però in passato ha regalato dei momenti epici, Luca. Esatto, a dispetto della pista che non raccoglie entusiasmi, come ho ricordato oggi nella pagina Top e Flop, ci disse già l'ermetico Kimi Raikkonen nel lontano 2009, anno della prima edizione, quando per descrivere il circuito di Yas Marina, in poche parole disse: la prima parte ok, il resto è una merda. Laconico. Definizione laconica che io tenderei anche a sottoscrivere. Benissimo, e facciamo un passo avanti. Che poi bisogna capire cosa intendesse lui per prima parte, cioè prima parte cos'è, il primo settore. Il rettilineo. La prima curva, l'uscita dei box, non lo so, il paddock. Dai, una serie così severa. No, vabbè. Tu hai mai corso a Abu Dhabi? Corso no, però ho fatto dei test in GP3. Quindi c'hai guidato. Condividi questo parere di Kimi? Ma sì, anch'io fino all'inizio del terzo settore, quindi il secondo rettilineo prima della tripla chicane, è molto bella. Specialmente curva 2-3 che sono molto veloci. Sì. Poi la parte finale è veramente un toboga. Specialmente la parte sotto l'hotel è abbastanza... Sì, scenografica, ma da guidare non è niente di... Due palle. Perché sono tutte a 90 gradi, dove poi vai in crisi di gomma, la macchina scivola, quindi sei sempre lì. Non è proprio il massimo. Però nel complesso non è una... Perché poi conta anche comunque, diciamo, la struttura della pista, comunque dove sei, è comunque un bel circuito. Però da guidare non è tra i più entusiasmanti, ecco. Un pilota che si è entusiasmato a Yas Marina è nel 2010 il caro Petrov, e anche in questo caso dobbiamo ricordare un episodio funesto ai ferraristi. Oggi sembra un po', vabbè, una via crucis per i ferraristi, vabbè, Leclerc, Vettel, Alonso, e in quell'anno ci fu effettivamente forse l'ultima e più goiotta occasione per la Ferrari di... Penultima, via, 2012. E nulla, anche lì si perse per una scellerata scelta strategica. Salvo, fa ancora male. Sì, beh, fa ancora male. Sicuramente Alonso perse quel mondiale lì almeno c'è chi, i suoi detrattori dicono che Alonso perse quel mondiale lì nel corso dell'anno perché fece degli errori. È probabilmente vero. È anche vero che in quella gara lì, diciamo, non aveva grosse chance di fare granché, perché dietro una macchina più lenta senza DRS c'erano grosse difficoltà a superare in una pista come quella di Abu Dhabi, che oggi invece offre molti spunti di sorpasso proprio grazie al DRS, diciamo, o comunque al fatto che le macchine sono un po' cambiate rispetto a quelle di quell'epoca lì. In ogni caso, Alonso fu chiamato in box per marcare la strategia di Webber. Vettel continuò e andò a vincere. Aveva 7 punti di vantaggio, mi pare, Alonso, se non ricordo male. Adesso la memoria nei confronti di Vettel molti di più. Nei confronti di Webber ne aveva 7 e forse una decina nei confronti di Vettel, che poi, esatto, andò a vincere la gara. È andata così, ha marcato il cavallo sbagliato. Sì. E poi 2012, torniamo a Kimi, che anche se questa pista non incontra i suoi favori, nel 2012 conquistò una bella vittoria con la Lotus. Una vittoria che però è rimasta nella storia soprattutto per il suo team radio, al suo ingegnere che continuava a dirgli di tenere le gomme in temperatura, non consumarle, e Kimi pronunciò la frase entrata nella storia ormai. Ormai scolpita nella roccia. Nella roccia finlandese. Che è? Aspetta, che è? Leave me alone, I know what I'm doing. Ha studiato tutto. Cioè, preparatissimo, molto più preparato, e poi è in HD. Quindi molto meglio di Simone Valtieri, ecco. Ma ti dirò che anche io mi sento un po' sfocato. È sfocato? Mi sento un po'... No, è che sono io che mi... È la posizione... Io... No, mi sento un po' così. Non ti annebbiato, senti troppo bene? Ok, perfetto. Salvo,
vuoi ricordare sì, un altro scusa. Episodio clamoroso? No, deve leggere, lui è preparato. Mentre Salvo c'ha il bigliettino, esatto. Lo vedi lì che sta sbirciando. Rimandato. Toto no, sarebbe contrariato. Sì, no, l'altro episodio è quello di Hamilton. Smettendo di fare i deficienti. Oh, occhio che copia, non farti vedere. L'altro episodio che volevamo ricordare è quello di Hamilton con Rosberg. Nel 2016, due si giocavano il titolo mondiale, titolo poi vinto da Rosberg. Hamilton negli ultimi giri cercò in tutti i modi di far perdere il campionato al compagno, facendo cosa? Rallentando in maniera palese, nonostante i richiami dei box, Lewis ti prego, continua a spingere, abbiamo bisogno di questa vittoria, lui no, fatemi fare quello che voglio, rallentò tantissimo, ma Rosberg riuscì comunque a tenere la posizione dagli attacchi. C'era Vettel e Leclerc. Scusa, no, Vettel e Verstappen. E Verstappen, sì. Ok. Quindi anche lì, diciamo, Rosberg fu bravo a mantenere soprattutto la freddezza e Hamilton fu anche bravo perché era l'unico modo che aveva per provare a vincere il mondiale. Ecco, torniamo al gioco di ma prima, bravo, intervieni. Ho una chicca per i nostri ascoltatori. Chi fu il primo nella storia a fare una manovra di questo tipo con successo? Fumanelli. No. Felipe Massa nel 2001, se non sbaglio, quando vinse il titolo della Formula Renault Euro Cup, che nel circuito di Valencia, che non è anche famoso per i sorpassi, anche vincendo doveva far arrivare il suo diretto avversario oltre il terzo posto, e lui a metà gara cosa ha fatto? Ha rallentato, l'ha aspettato, l'ha bloccato, ha fatto sì che arrivasse quarto. Lui è scivolato anche lui oltre il quarto posto, poi ne aveva il doppio, è risalito in prima posizione e ha vinto così il campionato. Lo prendiamo per fare Radio Box. Esatto. Facciamo la rubrica storica, esatto, di Fumanelli, esatto. Lo mettiamo lì. No, e questa poi... manovra famosissima proprio perché è stata incredibile, quindi c'è ancora gente che ne narra. Si narra di queste gesta di Felipe Massa che poi Felipe è dimenticato. È bravo Felipe. Esatto. Resta poi ancora una curiosità su Abu Dhabi, che in realtà un aneddoto è l'episodio legato a questa pista che è rimasto più nel cuore a me e Salvo. Esatto. Legato a una gara del 2014. Del 2014 c'era Alonso con quello brobrio di Ferrari F14T. Detto anche aspirapolvere. E si trovava in merdesima posizione. Abbassa la cartelletta che non lo vedo. Se mi fai il blocco. Si devono guardare negli occhi. Vabbè. E si trovò dopo il pit stop alle spalle di Will Stevens ed ebbe modo di lamentarsi per le manovre di Stevens, che lo teneva dietro ma a ben d'onde, perché lui era in gara, Stevens non era un doppiato. Esatto. Fece un team radio che passò alla storia, ora poi vi spieghiamo il perché. Intanto il contributo. He's the new boy, a lot to learn for him. Ok, the new boy, a lot to learn. Posso? Sì. Siamo coordinatissimi. Esatto, is the new boy, a lot to learn. Con questo inglese, diciamo, meraviglioso di Andrea Stella, che lo farà sicuramente molto molto meglio di noi. Tra l'altro noi avremmo fatto anche peggio. Ma la risposta a lot to learn, ed è un audio, un vocale che noi spesso ci mandiamo nelle nostre chat di redazione in relazione al caro amico sfocato Simone Valtieri. Quindi è un inside joke, va bene, ora l'abbiamo spiegato anche a nostro. Quindi sappiate che nelle prossime puntate sentirete spesso il new boy quando il nostro Simone farà uno dei suoi show. Non fare no con la testa perché è così. In realtà è così, benissimo. Vedo Luca che mi fa dei segnali indicandomi il monitor, presumo ci siano. C'è attività nella chat della diretta, quindi ne approfitto. C'è innanzitutto una domanda per il nostro ospite da parte di Nicolò Schirò. Perfetto. Che chiede: Fuma, ma gli inserimenti in curva ad Abu Dhabi sono progressivi o bruschi? Esatto, salutiamo l'amico e collega Nicolò, che lui pilota ad altissimo livello. Che ancora anzi, però, lo invitiamo a venire, che però anche lui come appunto Will Stevens. The new boy is a lot to learn, perché appunto ancora lui è convinto di questa guida scolastica che andava negli anni 60, di questi ingressi comunque lenti per lasciare tempo alla macchina di prendere aderenza. Invece con le macchine moderne il vero pilota che fa la differenza cosa fa? Pac, fa ruotare la macchina, quindi con questo pac. Gesto pac, la fa sedere, tac, e riesce a fare quella rotazione che gli permette poi di andare subito sul gas. Lui ancora deve un attimo impratichirsi su questa tecnica, però imparerà. È giovane, può crescere. Un po' crescere.
Poi sottolineo che Pierpaolo che ci ricorda che quest'anno comunque la Ferrari alla fine qualcosa ha vinto finalmente, cioè il trofeo per il miglior poleman della stagione, cioè Leclerc con 6 pole position. Quindi in anni di carestia come questo ma l'ha detto anche il Khan, eh? 7, vero, 7 dalla regia. 7. L'aveva detto anche il Khan. The new boy, the new boy. A lot to learn. Cioè, ma dobbiamo andare avanti così tutta la puntata, sì. Non lo so. Allora, anche il Khan, dopo una gara, non mi ricordo quale, persa malamente dalla Ferrari. Una delle prime. Disse, sì, noi avremmo pure perso la gara, però abbiamo fatto il giro più veloce. Quindi avremmo perso il mondiale, ma abbiamo fatto più pole position di tutti quanti. Che comunque sono soddisfazione, diciamo, un tempo di magra. Esatto. E chiudo sottolineando che abbiamo citato il 2010 e il 2012 e in chat si stanno scannando sugli errori di Vettel in questi anni, di Alonso ai tempi e di mondiali sfumati a lui. Tutto regolare. E qua, diciamo. Qua si può sempre dire, almeno Alonso arrivò a perderli all'ultima gara, però butteremo benzina sul fuoco. Esatto. Dove non c'è benzina? Ah, però aspetta, no, volevi dire qualcosa? Aveva l'attacco perfetto. Avevo l'attacco perfetto, ma l'hai fatto perdere, quindi mi auguro che sia qualcosa. Spero che sia l'intervento, c'è un po' di pressione adesso. No, che in realtà i ferraristi da veri tifosi criticano sempre il pilota, ma in questi anni... e lo dico comunque, probabilmente poi mi giocherò la chance in futuro però gli errori strategici al muretto sono stati, specialmente in questi ultimi due anni, abbastanza importanti. Quindi in realtà molti degli errori che sono venuti fuori poi sono venuti dopo, appunto, degli errori in corso d'opera in gara che hanno compromesso poi il risultato. Beh, si perde di squadra, si vince di squadra, quindi esatto. Se non sono arrivati i risultati, sicuramente le colpe non sono imputabili esclusivamente ai piloti. Dove non c'è benzina, quello che stavo dicendo io. Cioè, provi comunque a recuperarla. Mi piaceva malissimo, talmente tanto. Vabbè, lascia stare. C'è una sigla nuova, è vero, regia? Grazie. Senza audio, tra l'altro. Bella, verde. Molto green. Bella e molto green. Ci ha spiegato... Davide ha detto che la sigla è senza audio perché? È perché come la Formula 1 non fa rumore. Esatto, vedi? Esatto. Ecco, grazie. Pensavate che fosse una leggerezza da parte nostra, in realtà era tutto studiato. Benissimo. Allora, salvo. No, ma mi dicono che comunque l'audio c'è, è un errore comunque che ci sia l'audio, la prossima volta deve toglietelo, oppure muta. Fateci sapere che c'è, almeno non ci inventiamo tutta sta roba qua. Se no tocca It's the New Boy collettivo, qua è un casino. Va bene, sta andando in vacca sì, oggi. Sì, no, perfetto. Allora, Salvo, tu sei uno degli esperti, dei massimi esperti a livello nazionale della Formula E, è iniziato il campionato, Arabia Saudita, cos'è successo? Allora, vittoria di Alexander Sims in gara 2 con la BMW, vittoria in gara 1 di Sunbird con Virgin Racing. Due gare molto belle, ma molto diverse tra loro, perché gara 1 è stata una gara molto lineare dove ci sono stati dei bei sorpassi, ma non è successo niente di eclatante, niente di clamoroso. Gara 2 invece una ridda di penalità assurda, una girandola di penalizzazioni, una riad di penalità, ecco. Esatto. Avete capito perché abbiamo chiamato lui come pilota insomma tante penalità e alla fine ha vinto la BMW. Era anche una doppietta BMW, ma il podio, il secondo posto di Gunther è stato diciamo cancellato dopo la gara per via di sorpassi in regime di safety car. Robe strane sono successe a Riyadh. Esatto, robe strane. Tu so che hai studiato tantissimo. Esatto. Quindi, oltre alle battute. No, spieghiamo ai nostri ascoltatori, nello specifico la penalità di Gunther, che è comunque una situazione che si può verificare anche in Formula 1. In molti non sanno che in fase di ripartenza da safety car c'è una linea che la maggior parte delle volte si trova proprio prima dell'ingresso della pit lane, che è chiamata linea della safety car, che è una linea che il leader e anche le altre macchine non devono superare prima che la safety car sia entrata ai box, o anche fare un sorpasso prima di quella linea. In questo caso Gunther nel lanciarsi ha cercato di sfruttare l'attack mode, quindi la potenza extra, e quindi prima di questa linea ha superato due vetture, che mi sembra quella di Vergne e di Da Costa, se non sbaglio, e quindi questo poi si è convertito in penalità post-gara. Sì, poi tra l'altro lì c'era da dire che non era posizionata benissimo, perché no. C'era la partenza
a due curve dall'arrivo, quindi in pratica si è andata a bandiera verde, si poteva prendere l'attack mode ma non si poteva superare, esatto. Quindi si è creato un po' una confusione tale, ci sono state una decina di penalità in gara 2, quindi una gara molto strana. In ogni caso devo dire, possiamo dire, un bello spettacolo da parte della Formula 1, un bel weekend, ci sono stati bei sorpassi, belle gare. So che tu sei sempre molto, molto critico. No, assolutamente, anzi, le ho anche viste. Quindi. Le anche viste. Però okay, anche qua posso dire sì, un'opinione impopolare. A me questo appunto caos della Formula E che c'è in gara non mi piace, nel senso che a causa di queste piste molto strette, anche di come sono fatte le macchine, sembra di vedere gli autoscontri ogni volta. Sì. Anche proprio l'approccio al sorpasso, la bagarre è diversissima da qualsiasi altra categoria, perché alla fine a un certo punto questi non c'è spazio, sanno che si devono cacciare dentro, a un certo punto si cacciano dentro, volano musetti, robe, in ogni gara ci sono 7-8 ritirati, che non è normale, e non capisco perché si ostinino a fare queste piste così strette, nonostante comunque la macchina ormai non vada così piano come magari i primi anni. Basterebbe fare semplicemente delle piste un po' più classiche. E... probabilmente per generare quel tipo di situazioni che a te non piacciono, ma magari a degli appassionati un po' meno sofisticati possono interessare. Devo nel senso. Immediatamente perso tutto il nostro pubblico di appassionati, esatto, di Formula E. Esatto. Dopo no, non mi fa dire tipo 3 persone. No, vabbè, scherzi a parte, è chiaro che si tratta di uno spettacolo, di una disciplina diversa. Cioè, si diversa. Parla a un pubblico diverso, esatto. Si parla del discorso del fan bus, cioè si cerca forse di... l'errore è sempre di continuare a paragonarlo, esatto, ad altre categorie. Esatto. Nel momento in cui si smette di paragonarlo alla Formula, alla Formula 1, piuttosto che all'WEC e via dicendo, si ha la dimensione e la cifra di quella che è la Formula E, un bello spettacolo che però dal punto di vista sportivo magari offre qualcosa in meno rispetto alla Formula 1, alla IndyCar, piuttosto che altre situazioni. Cioè, con le dovute proporzioni, credo che per un appassionato e un purista del rally, la Formula E sta alla Formula 1 come il rally cross sta al rally. Cioè, quindi è uno sport diverso, magari le gare sono pur sempre gare, ma si tratta comunque di una cosa diversa che parla a un pubblico diverso. Senza ombra di dubbio. Detto questo, comunque ci sono dei link tra Formula 1 e Formula E, e specialmente in alcuni dei protagonisti che competono in ambedue le categorie, perché in Arabia Saudita c'è stato il debutto di Mercedes, in Formula 1 fa il bel e il cattivo tempo, e anche di Porsche. Quindi due debutti abbastanza... anzi decisamente positivi, perché sia Porsche che Mercedes hanno concluso sul podio. Concluso sul podio non ce lo aspettavamo, perché nei test erano sembrati, non dico in difficoltà, ma non sembravano, diciamo, così tanto sul pezzo. In realtà in gara 1 sono stati avvantaggiati dalla modalità di qualifica. Per chi non lo sapesse, le qualifiche vengono effettuate con la classifica del campionato inversa, quindi i primi a partire sono quindi con pista sporca di fatto sono quelli che hanno più punti. Chiaramente i punti erano zero per tutti, ma si partiva con la classifica dell'anno scorso. Quindi Mercedes e Porsche sono partiti per ultimi nei gruppi finali, avevano la pista più pulita, soprattutto a Riyadh, che c'era molta sabbia, e sono riusciti dunque a fare una buona qualifica. Poi circuiti cittadini, è chiaro che se parti avanti è più facile concludere avanti. Però comunque hanno... al di là di questo, al di là del vantaggio e delle qualifiche, hanno fatto comunque un gran weekend, e la Mercedes addirittura è leader della classifica dei team. Quindi ecco, che novità! C'era anche Toto Wolff. Ecco, tiralo su, ti prego. Ma questi quando li usiamo? Perché sono venuto solo per no, questi? No, questi qua non li usiamo. Non stavolta. Però li puoi usarlo così, ecco, perché Toto Wolff era lì che rideva. Toto Wolff. No, però questa, guarda, ce l'hai, usa la. Sono qua a disposizione di tutti. Mi piace di più quando ride. Allora, invece, in grossa difficoltà, il team campione, il team Ticita, cosa è successo, Salvo? Gara 1 si sono trovati in difficoltà per i motivi che abbiamo detto, sono partiti dietro e di fatto recuperare non era facilissimo. Gara 2 è successo un po' di tutto, Vergne ha avuto una doppia penalità, Da Costa ha avuto pure una penalità legata al fatto che ha di fatto tamponato Buemi. Per me anche tutto sommato abbastanza incolpevole, Davide, ne abbiamo parlato prima di entrare in trasmissione, perché comunque posizionare l'attack mode in quel punto lì, è chiaro che chi tampona ha sempre torto. Esatto, diciamo però... che una volta che rovini la gara all'avversario
la penalità è giusta, però Da Costa non l'ha fatto con cattiveria, semplicemente Buemi ha rallentato improvvisamente per stare stretto e prendere l'attack mode che viene posizionato in uscita di curva all'interno, e quindi non ha, un po' come quando ti inchiodano davanti che non te l'aspetti, esatto. Quindi di conseguenza erano già molto vicini perché stavano battagliando e sono arrivati al contatto. Tra l'altro Buemi poi nel ripartire ha fatto un safe rejoin, quindi sì, ha beccato poi a sua volta una penalità. Esatto. Comunque avevo detto settimana scorsa che DST Cheetah era favoritissima per cambiare. È puntuale. Vabbè, avevo confuso con un punto prima delle penalità. Non fatemi finale. Dire niente sulla mia carriera. No, infatti era finita. Il campionato è ancora molto lungo. Il campionato è molto lungo e hanno dimostrato di essere molto competitivi, quindi... Quindi vedremo se Salvo, oltre che essere censore, sarà ancora Oracle. Esatto. Va bene, allora io muoverei oltre e parlerei con te, David. Raccontaci un pochino, hai partecipato a una sorta di reality show con Sky, Alessandro Borghese, poi c'era Matteo Bobbi, la Masolin, e raccontaci un attimino com'è stata questa esperienza. Ma allora è un'esperienza che, come raccontavo prima, è nata quasi per caso e poi, come appunto le migliori storie, alla fine quelle che partono senza grosse aspettative sono le migliori, e mi sono trovato per la fine anche vincitore di questo talent, che consisteva nel mettere in sfida 12 piloti che venivano sia dal kart sia già dalle competizioni automobilistiche per eleggere il pilota Kuwait High Perform per la stagione 2020 della Porsche Carrera Cup Italia. E quindi siamo partiti con dei semplici colloqui con i nostri tre giudici, per poi andare a fare sfide di kart, simulatore, prove di controllo vettura, fino ad arrivare poi a un test vero e proprio con la macchina da corsa, e quindi sono arrivato in finale con il kartista fortissimo, tra l'altro Paolo De Conto, che è un professionista del kart, campione del mondo, e che ha pagato ovviamente un po' di inesperienza con le macchine, e quindi siamo qua da vincitori. Ottimo. Vedendo il talent show, ci sono state tutta una serie di prove, quindi, come hai detto giustamente te, i colloqui, le prove in pista, kart e via dicendo. Qual è stata la prova che ti ha messo più in difficoltà tra tutte? Ma la prova forse dove ho rischiato, c'è stato un po' una fase cruciale che poteva cambiare completamente la mia avventura nel reality, che è stata la gara di kart. Mi sono trovato in batteria con De Conto, appunto campione del mondo di kart, quindi sapevo che la prima posizione era già praticamente assegnata, e le batterie erano da tre, e se arrivavi terzo rischiavi l'eliminazione, quindi arrivare terzo su tre non è che sia impossibile a livello statistico, specialmente se già sai che il primo è... Però sei sul podio comunque. Esatto, però sei almeno sul podio, la coppa ce l'hai. Dire che... E mi sono trovato in batteria con Francesca Rinossi, che tra l'altro saluto, che ha però di attività familiare un kartodromo, quindi comunque ha dimestichezza con i kart, e ce la siamo battagliata fino all'ultima curva. Io ho fatto anche un errore nell'ultimo giro, quindi lei ha proprio nelle ultime curve ha cercato il tutto per tutto, e quindi sono andato lì dall'essere eliminato, e quindi sarebbe poi cambiata completamente la storia del talent. Benissimo. Immagino che avrai avuto anche modo di conoscere i giudici durante lo show, magari anche dopo, quindi volevamo sapere se avevi... Se mi stai chiedendo se sono uscito con il Masolin, no, ti devo dire, perché purtroppo... No, sei amico di Salvo, quindi non esatto. Cioè, cosa vuol dire? Che... No, dico... Io chiuderei questa parentesi. No, ecco, lasciamo perdere la Federica, perché in questo caso poi rischiamo di cadere nel becero, quindi io esatto. Eviterei... Ah, perché è già prenotata, quindi... Lasciamo stare, esatto. Allora, però 50 puntata, esatto. È arrivato il momento di chiudere questa esperienza. Allora, Alessandro e Matteo, io ti volevo chiedere, con chi andresti dei due a cena fuori? Ma con Matteo, perché è sempre pieno di figa. Ah, ok, basta. E tra l'altro questo ti rovina, esatto, la seconda domanda. Mi rovina la seconda domanda, perché qua mi sa che rischiamo di fare tripletta, perché esatto. Con chi faresti coppia in una gara di endurance? Ma con Borghese, perché comunque tra uno stinto e un altro ti lascia sempre la pasta di pronto, qualche piattino per rifugiare. Ecco, quindi qua l'abbiamo invertita e recuperata. Però con la bella. Perché la domanda era, ma soprattutto con chi andresti a fare serata all'Hollywood? A quel punto allora con la Masolin, Bobby lasciamo a casa. Ah, vabbè, dai. A posto. Allora, non volevi che Salvo parlasse del tuo futuro, invece sta esatto, per succedere. Sta per succedere. No, non parlo del tuo futuro, semplicemente chiedo quali sono i tuoi programmi per il futuro.
io non esprimo valutazioni di nessuno. Non esprime. Esatto. No, allora, appunto, come dicevano, il programma già confermato per il 2020 sarà la stagione nel Porsche Carrera Capitalia come pilota ufficiale Kuwait. Quindi diciamo che ogni volta che andate a fare benzina la trovate, chiedete il suo cartonato. Io che... No, ma ci sei tu, no? Ci sarà il tuo cartonato lì. Adesso non so. Ecco, scusate regia, recuperiamo subito un cartonato di Davide perché io lo voglio lì. La prossima volta voglio la mia faccia al posto di Tony. No, però allora, a parte che se dovesse esserci un cartonato, subito recapitato, noi lo teniamo tutto l'anno. E, comunque a parte gli scherzi, con Kuwait sto già facendo molte attività marketing di PR, quindi sicuramente di definito non so cosa ci sarà, ma sicuramente sarò coinvolto anche nelle loro attività promozionali. E poi ho anche un po' di contatti comunque sempre per continuare nel mondo Endurance GT e c'è qualcosa che bolle in pentola. Non si può dire nulla. Speriamo di avere news ufficiali a breve. Ok, però siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Ok. Ottimo. No, perché nel caso sappi che un posto qua sul nostro divano. Ah, esatto. Tutto l'anno. Cioè. Ma posso anche dormire qua? Puoi anche dormire. È cioè, comodo. Credo che Simone ci abbia dormito un paio di volte. non ci sei, è più facile prendersela con quelli che sono assenti, perdona. Allora Luca, c'è qualche considerazione? Sì, c'è Roby che innanzitutto ci fa sapere che Francesca Rinossi è quasi una sua paesana e poi ha una domanda per David e ti chiede se hai mai provato un'auto da corsa storica e se pensi che queste auto rispetto alle attuali offrissero maggiori possibilità ai piloti di mettersi in mostra. Allora, non ho provato una vera e propria storica, però ho fatto una gara a Monza quest'anno in concomitanza con la GT Open con una vettura che è di concezione comunque di una ventina d'anni fa, quindi da guidare era comunque senza controlli, quindi anche il cambio è abbastanza ostico da usare. Era una Monte Carlo Alfa Romeo, okay. Quindi fatta da questo progettista di Monaco con telaio Monte Carlo e il motore vuoto Alfa Romeo. Ok. E tra l'altro ha cercato anche di utilizzare l'energia alternativa, quindi era motorizzata GPL, quindi un progetto anche molto particolare. E confermo quello che dice il nostro amico Roby, che le vetture di una volta lasciavano molto più spazio al pilota di fare la differenza, perché anche una cambiata fatta bene o fatta male, magari si trattava di mezzo decimo di secondo e quindi c'erano più variabili su cui lavorare. Oggi è tutto, sta principalmente nel come freni e come usi lo sterzo, quindi come usi i tre comandi principali, gas, freno e sterzo. Il resto è diventato un optional quasi automatico, perché la cambiata basta che schiacci la paletta, è tutto automatizzato, molte macchine adesso hanno controlli, quindi ABS, controlli di trazione, quindi sono più facili in generale. Benissimo, allora dovremmo avere anche in questo caso una nuova sigla, perché finalmente arriva su Radio Box Rally Box. No, non c'è la sigla. Cioè, qua mi scrivono sigla. Fai la sigla? Rally Box. Esatto. C'è anche l'audio di questa sigla. Perfetto. Va bene, allora. Un sonoro di Rally Box. Io faccio. Vai. Luca. Ecco. Partiamo. Diamo il via a questa sezione. Ecco, diamo il via a questa sezione. Che partiti male, però. Malissimo. Continueremo peggio. Perfetto. Esatto, perché andiamo a trattare brevemente il finale del campionato italiano rally, il CIR. Si è svolto nel weekend il rally Tuscan Rewind, che ha laureato campione italiano Gian Domenico Basso. Il risultato però in realtà è in attesa di omologazione. Perché cosa è successo? È successo che nella stessa prova speciale, una volta al mattino e una volta il pomeriggio, due degli altri piloti coinvolti nella lotta per il titolo, ossia Luca Rossetti e Simone Campedelli, hanno subito delle forature. Il problema qual è stato? Che queste forature, come ci si accorge analizzando lo pneumatico, è giusto bravo. Sono state causate, incredibile. Sono state causate da dei chiodi e quindi i team dei due piloti hanno fatto un esposto presso l'ACI. È un esposto che non è contro il successo di Basso, che non ne può nulla per questo, ma appunto contro questi episodi che hanno anche messo a rischio l'incolumità dei piloti e degli spettatori. E io riguardo vi riporto, abbiamo ricevuto il commento di Carlo Leoni, che è il direttore della comunicazione del gruppo PSA Italia, che a riguardo ha commentato: terminare in questo modo le ultime due gare del campionato italiano rally, perché c'è stato un episodio anche nel precedente appuntamento, lascia sicuramente molto amaro in bocca. Questo tipo di situazioni, oltre a non essere il degno finale del tricolore, impattano pesantemente sulla sicurezza del nostro equipaggio e in generale di tutti i piloti. Un commento a cui non possiamo fare altro che associarci e speriamo che l'anno prossimo il CIR possa avere un corso senza più questi inconvenienti esterni di qualche stupido che
senza ombra di dubbio, di stupidi si parla in questo caso. Allora, qua siamo tutti sicuri di avere la sigla. Ha appena confessato di essere stato lui a buttare le puntine. Confessioni di chiodi. Lui insieme a Greta che buttava le puntine. Quindi dopo la Ferrari anche la Citroen non ingaggerà mai. Allora, quindi Ferrari, Citroen ha concluso. Allora, qua va da botta sicura perché l'ho già vista, dovrebbe esserci. Abbiamo la sigla per il meme box. È corretto? Sì, ce l'abbiamo. Ottimo. Ripetilo. Spettacolo. Sigla la sigla per distacco più bella di tutta la redazione. Ma non hai visto non quella? Non hai visto la prossima. C'è ancora il tutto box che ragazzi. Allora, prego, Luca, sì. Questo è il tuo angolo. Allora, questo è il mio angolo e come al solito partiamo con la classica frase. Prego la regia di mandare il contributo. Abbiamo un po' di meme anche se non si è corso. Il primo meme, visto che abbiamo qua Davide che ha fatto questo programma dove c'era Matteo Bobbi, è un meme dove viene illustrata la situazione che c'è a Sky quando parte la Sky Tech Room. E abbiamo quindi questo meme con Matteo Bobbi che ci fa vedere solitamente le gomme della Mercedes che hanno queste leggere strisce come direbbe Gené, tutti sono lì a sperare che adesso c'è il crollo, ma non c'è mai il crollo. E Vanzini che commenta le gare è sempre speranzoso di poter annunciare questo crollo della Mercedes, che però non arriva. Passiamo poi al contributo 7.2, visto che abbiamo parlato di Mercedes. Dopo che in Brasile Toto Wolff ha saltato la prima gara dal 2013 e come abbiamo visto la Mercedes non è andata benissimo, tornerà ad Abu Dhabi, quindi può essere che la Mercedes, dopo essere diventata di nuovo una formazione quasi di centro classifica in Brasile, tornerà a fare la voce grossa, come in questo caso è presentato da Keanu Reeves, con il ritorno di Totone in quel di Abu Dhabi. Passiamo poi al contributo 7.3, che arriva dal web e da sempre dalla pagina Le cordiali buffate di Gianfranco Mazzoni. Ciao Gianfranco. Che ci propone questa meravigliosa perla che effettivamente non eravamo mai arrivati, ossia che Toto Wolff non è altro che Emilio Solfrezzi, che non ci ha creduto abbastanza. Bellissimo, in effetti una somiglianza incredibile. Contributo 7.4 invece arriva da un'altra pagina Facebook, I talenti immaginari della Formula 1, e ci riporta al podio di Interlagos, dove è successo un po' l'incubo per Fernando Alonso, perché cosa si è visto arrivare sul podio? L'accoppiata di due auto motorizzate Honda e della sua McLaren, cioè un'accoppiata che insieme ai suoi tempi non vedeva neanche mai il traguardo. Ecco, vi rendete conto che si è ritirato da un anno e oggi abbiamo parlato di Alonso in tutte le salse, è giusto così. Ricordiamo anche che un anno fa c'era stato il suo ritiro appunto da Abu Dhabi con quel finale. Con tristissimo. Veramente molto toccante, diciamo. Credo che sia il mio momento esatto. Grutz, che è il momento David, lo spiego, il momento in cui noi ringraziamo i nostri ascoltatori e lettori che magari ci fanno notare delle cose. Cioè in pratica le nostre madri che ci scrivono dicendo esatto. Che siamo belli e bravi. Esattamente. E prego la regia di mandare il contributo 7.5 e questo è Noi amiamo i motori, che hanno presentato così le pagelle del Gran Premio di Interlagos a cura di Giorgio Terruzzi, ma poi hanno appunto messo hanno linkato i top e flop di Luca Manacorda. Luca, io sono onorato del paragone, dell'accostamento, e quindi posso solamente dire grz. Esatto, ma questa volta noi raddoppiamo perché abbiamo un altro contributo. Ed è dai commenti della scorsa puntata. Intanto Wes lo salutiamo sempre, grande macchina, ricorda ormai un grande tormentone, e poi grande cravatta Andrea Sim Racing, perché voleva salutare il fatto che tu finalmente vengo vestito elegante, come Dio comanda, esatto. e non come quindi vuoi ringraziare? Grazie, perfetto. Regia, cortesemente sigla Toto Box. Guarda qui. Allora, appuntamento finale di Toto Box, direi assolutamente decisivo per le sorti di questo nostro mini campionato, perché sostanzialmente abbiamo fatto il pronostico solamente di tre gare, però avremo il primo campione. Campione, campionato ridotto, ma pur sempre campione. Non vedo allora, la prossima stagione. Quindi poi chiederemo a Valtieri se ha già il suo podio, però direi David, come finisce ad Abu Dhabi? 1-2-3. A prediction? Allora, ad Abu Dhabi vince Hamilton, Bottas, Verstappen. Bene. Io dico Hamilton, Vettel, Leclerc.
Vado io? Vai te. Io ho bisogno di recuperare in classifica, quindi provo un po' a mischiare le carte. Verstappen, Hamilton, Leclerc. E io faccio Hamilton. Aia, cioè mi copre, eh? Sì, gioca in difesa. Ma non ho paura di te, che dovevo giocare dopo lui. Invece gioco prima, quindi faccio Hamilton, Verstappen, Vettel. Prego, cioè ti si sente. Hamilton, Verstappen, Leclerc. Ah, cioè guarda, fa proprio... C'è così. Strategia in questo gioco. Strategia. Vediamo, e poi se si arriverà a pari punti cercheremo di dirimere la situazione in qualche modo. A schiaffi e pugni, come sempre. Allora, noi volevamo ringraziarti per essere stato qua. Grazie. Tanto pregherei la nostra valletta, che così almeno ti fai vedere. Esatto, è un momento importantissimo. Allora, tanto prima abbiamo scattato una foto insieme, Salvo è lì. Sì. Ecco, fatti vedere, okay, è qua, è sfocato più o meno. Boh, abbiamo scattato una foto, quindi ti chiediamo di firmare la foto. Eccola qua, non si vede, ma comunque vabbè. Si intuisce. Siamo noi. Si intuisce qua. E poi abbiamo pensato a questo piccolo scambio di regali per arricchire un pochino la nostra Wall of Fame, quindi tutti i nostri ospiti verranno in qualche modo coinvolti in questo bieco giochino. Allora, noi tanto ti consegniamo questa e presto ne farai buon uso, quindi ti chiediamo di aprire. Apro subito? Certo. Non aspetto Natale? No, assolutamente. E vabbè, Luca, magari c'è qualche commento nelle more di questo. Ma io vorrei nel frattempo sottolineare che Roby ci fa notare come, avendo parlato di Formula, la discussione in chat precisamente si è ammutolita come i motori della come Formula. Motori, perfetto. L'effetto Formula sui nostri ascoltatori. Allora, questo è un oggetto, te lo preannuncio, di grandissimo pregio, che ti prego di mostrarlo. Ma cos'è? Natalizio, è una campanella col pinguino. Ma sì, forse è un molto buco vestito. E ora ti spiegheremo a cosa serve. Silenzio. Perfetto, ma aspetta. Anche effetto sonoro. Perché ora la dovremo utilizzare. Quindi vediamo cosa ci hai portato te. Ringrazio innanzitutto per questo bellissimo dono. Ma vedrai. E prendo io? Sì, certo. E poi agli amici di Motorbox ho appunto portato dei miei cimeli da corsa, che sono un cappellino che ho vinto l'anno scorso in una gara del Ferrari Challenge proprio a Monza, che è la mia gara di casa, quindi in gara 2 dell'Europeo, quindi prima posizione. Ah, è quello della prima posizione, sa anche di champagne, puzza ancora di sudore di champagne. Ah, quindi questo qua è proprio... No, grazie. Come se scusa, mettitelo, sai. Esatto. No, e poi il mio paio di guanti sparco, che non si sa mai, se dovete fare le pulizie, comunque avete paura di sporcarvi le mani, potete utilizzarli. Firmerai tutto dopo. Esatto, perché ovviamente devi firmarlo, sono esatto. I nostri oggetti di scena. E ora è arrivato il momento in cui che tutti aspettavamo. Esatto, quindi tieniti pronto. Ah, tengo la campanella? Esatto. Ok. E voi cosa ne pensate di questa nuova puntata di Radio Box? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Fai gesto. Qui sotto. Se la puntata vi è piaciuta, mettete like, seguite il nostro canale YouTube e mi raccomando, cliccate sulla campanella. Eccola, ce l'abbiamo. Per non perdere nessun video di Motorbox. E mi raccomando, seguiteci su www.motorbox.com. Va bene. Prossimo appuntamento martedì prossimo in diretta alle ore 19 di nuovo in questo contesto meraviglioso. Sigla, ciao.